Oggi usciamo dalla comfort zone e ci usciamo in maniera estremamente pesante e tutto per colpa di Ming. Ora, Ming è un mio amico che per il mio compleanno mi ha fatto un regalo insensato, enormemente grande, una cosa folle, ve lo faccio vedere. Questo è il regalo di Ming. I Pro Marker! Ora, io vi giuro che non ho mai usato dei pennarelli ad alcol colorati prima d'ora. Infatti ho continuato a ripetermi, devo trovare l'occasione di usarli. Devo a tutti i costi usarli. Vi dico soltanto che il mio compleanno è stato il 3 dicembre. Guardate la data sotto questo video e rendetevi conto di quanto tempo è passato perché io mi decidessi. Ora guardate quanti bei colori. Dovremmo provarli tutti, no? Ok, che cosa abbiamo imparato da questa gag? Due cose, la prima è che io sono velocissima e i Pro Marker, come tutti i pennarelli, hanno questo problema che il colore che si trova stampato sul tappo non è lo stesso colore che rendono poi su carta. Che ovviamente a seconda del tipo di carta il colore per forza tende a cambiare, quindi anche in questo caso ho usato una carta che ha una resa di un certo tipo, se ne avessi usata un'altra probabilmente sarebbe stato diverso. Inoltre il colore che sta sul tappo è un colore che è stato stampato, quindi non è il colore del pennarello in sé per sé. Non mi sorprende. Però a volte può mettere un po' in difficoltà. E poi la seconda cosa che abbiamo imparato è che io non so contare. Guardate, questi qui sono tutti pennarelli. Allora, innanzitutto non si sa perché, ma nella riga dei grigi a quanto pare ci stanno 4 pennarelli in più. Nella riga dei gialli ce ne sta uno in più e nella riga dei rossi ce ne sta uno in meno. Oppure io non so contare e ho usato più volte lo stesso pennarello. Quale delle due? Non lo sapremo mai. Poi notare tutte queste goccioline sul foglio che praticamente si sono sprigionate dai vari pennarelli man mano che andavo ad aprire le punte. Quindi c'è stato uno sgocciolamento globale sul foglio che, devo dire, un effetto molto piacevole, però forse su un disegno, se non è premeditato, potrebbe dare dei problemi. Dico così, alzo le mani. Ora però voglio farvi notare una cosa di questi Pro Marker che potreste non aver notato, o magari l'avete notato ma non gli avete dato sufficiente attenzione. Ciò che voglio mostrarvi è questa punta qua. Ora, io vi confesso che avendo visto tempo addietro il Copic, ad esempio, con la punta pennello, pensavo che la punta pennello giocasse un ruolo fondamentale nella possibilità di fare sfumature, ma ci sono anche diversi tipi di Pro Marker. Ad esempio, questi hanno questa punta a pennarello, ma ci sono anche quelli con la punta pennello. Non qui dentro! E questo effettivamente mi ha fatto un po' preoccupare, perché ho proprio detto... cosa faccio? Ma questo... Diciamo che anche questo ha contribuito a ritardare il video, se posso dire, finché non ho scoperto, come avevo sempre creduto in fondo su ogni aspetto della vita, che non ci avevo capito niente. Ma proprio niente. Anche con queste punte si può sfumare, basta solo sapere come fare. È lì che casca l'asino. Quindi facciamo una prova velocissima, semplicissima, levissima, massima efficienza di come sfumare con questi pennarelli. Si comincia stendendo una base con un colore più chiaro. Poi si va ad aggiungere il colore più scuro, come in questo caso, e poi si va a prendere il colore più chiaro e sopra a quello scuro si va di nuovo a colorare. E così via, si può anche andare con colori ancora più chiari, eh? Nulla ci vieta di continuare il nostro percorso andando a sfumare i colori dal chiaro allo scuro. Il foglio deve essere bello carico di colore, anche se questo vorrà dire probabilmente inzupparlo, ma noi ce ne dobbiamo fregare e aspettare che piuttosto si asciughi e non chiuderci i capelli nel tappo. E voilà, nessun materiale vi servì. E se tra l'altro volete anche guardare dall'altra parte del foglio, è ugualmente bella, proprio perfetta ma speculare, un ottimo risultato. E ricordiamoci che questa è stata la mia prima sfumatura in assoluto, quindi grande risultato. Ma adesso è arrivato il momento di mettersi alla prova su una vera e propria illustrazione, un disegno completo, qualcosa che mai nella vita avrei voluto fare, ma oggi è arrivato il momento di farlo e quindi scopriremo se ci riuscirò. Cominciamo. Come spesso succede, anche stavolta mi ero preparata prima una bozza sul mio iPad, perché sì, mi piace schizzare così i disegni nel tempo libero e poi quando c'è occasione di usarli per fare un'illustrazione, di solito prendo la mia tavoletta luminosa e li ricalco. Penso che questa sarà l'ultima volta che vi ripeterò questa cosa, perché forse ormai vi state anche un po' annoiando di sentirlo, perché va sempre così. L'idea che ho avuto questa volta è stata quella di fare una streghetta che lavora in un ristorante per creature magiche e oggi deve consegnare il suo calderone pieno di serpenti. Quindi una streghetta cameriera, diciamo. In particolare
particolare ho scelto la pietanza coi serpenti proprio perché, essendo loro verdi, potevano creare un bel contrasto col costume della nostra strega che, essendo viola, risalta molto. In questa prima fase quindi ho steso i colori di base e devo dire non avevo neanche un minimo, e sottolineo neanche un minimo, di ansietta per quello che stavo facendo. Assolutamente no. Siccome ci tenevo a fare tutto come si deve, anche nel rispetto di Ming e del suo bellissimo regalo, sono stata molto indecisa sul prendere o no della carta apposita per i marker. Ho visto dei video dove si parlava bene di questa carta, perché seppur sottile permetteva bene al colore di espandersi, di miscelarsi. Quando poi sono andata su Amazon per comprarmela, però, ho visto un sacco di recensioni negative. Tutti dicevano: no, ma questa carta opacizza i colori, non è adatta. Insomma, nel dubbio mi sono tenuta la mia carta. È una Fabriano White White, ce l'avevo già in studio, ho detto vabbè, usiamo questa. C'è un'ultima cosa che non abbiamo ancora visto come usare, ovvero il blender. Ebbene, si usa per sfumare dal colore al foglio. Quindi ad esempio in questi occhi, dove voglio fare un po' di blu nella parte bassa dell'occhio, io prima stendo il blu, poi uso il blender e adesso il colore si è perfettamente miscelato con il bianco del foglio. Big brain! Che ho sempre avuto riguardo ai pennarelli di marca versus quelli economici è che dentro quelli di marca ci sia più inchiostro. Oh, io ne sono convinta, non ne ho la certezza, non ho le prove di questa cosa, ma ci sarà un motivo se costano di più al di là della marca. E di solito l'inchiostro è quella cosa che costa effettivamente tanto, perché l'inchiostro è una cosa molto costosa, però allo stesso tempo è quella cosa che se in un pennarello manca non te ne puoi accorgere. Te ne accorgi soltanto se vedi effettivamente che dura meno, ma non puoi guardarlo in trasparenza e fare una comparazione. Diciamo che oggi ho avuto una prova che questa sensazione fosse giusta, perché se ogni volta che aprivo uno di questi pennarelli mi ritrovavo con uno sbrodolo di goccioline sul foglio, che in particolar modo con questo rosso mi ha dato qualche problema, deve essere vero, no? Deve essere vero! E quindi sì, quando succedono queste cose ci sono due cose che devi dire. La prima è: che bello, il mio pennarello è pieno di inchiostro, lo continuerò a usare per i prossimi 100 disegni. E poi: e adesso io sto rosso come lo levo? Che faccio? Vabbè. Dopo aver steso tutto il colore, dopo aver fatto tutte le mie belle sfumaturine, è arrivato il momento di riempire il cielo. Che poi questa fissa di colorare il cielo mi si è ritorta subito contro. Mentre io cercavo di usare con parsimonia i miei colori, mi sono resa conto che arrivata alla fine di questo cielo avevo finito il colore azzurro. Bene, che bello! È proprio quel tipo di sensazione che mi piace avere, l'idea di aver appena finito un pennarello nuovo. Ma mi chiedo, sono io l'unica che ha questo problema con i pennarelli, che si sente male all'idea di usarli perché ha paura di finirli? Cioè, vi prego, questa cosa me la sto portando dietro dall'infanzia. Ho bisogno di sentirmi compresa. Fatemi sapere con un commento qua sotto al video se anche voi siete così. Nel frattempo sono passata all'inchiostrazione, quindi con dei tratto pen colorati ho iniziato a fare tutti i bordi dei miei vari personaggi. Poi, sotto consiglio di Riccardo, ho deciso di aggiungere anche un po' di matita. Ma sì, dai, le matite colorate sono una bella sinergia con i marker. Io non volevo aggiungerli per coprire l'effetto, ma soltanto per enfatizzare meglio alcuni punti, farli uscire un po' più dal foglio e soprattutto avvicinarmi un po' di più a quell'effetto un po' pastelloso, con dei tratteggini, a quelle classiche cose che io faccio anche in digitale. Quindi questo è il risultato finale. Mi piace? Ah, a me piace tantissimo. Un disegno proprio bello come non ne avevo mai fatti prima. Un sogno, una bomba, proprio bello bello. Ma che stai a di? Ma che stai a di? Ma non lo vedi che è tutto sbagliato? Ma perché? Ma levati, dai, ma per favore. Ma te le devo spiegare io ste cose. Ah.
Ed eccoci qua, eccoci arrivati a questo specifico punto. Voi dovete capire che io sin dall'inizio ho avuto un problema con questo disegno, ovvero ho avuto la sensazione di averlo posizionato male all'interno del foglio. La composizione è un elemento estremamente importante di un disegno e spesso è strettamente vincolata ai bordi. Hai un foglio, hai una certa dimensione, hai delle proporzioni, devi far sì che il tuo soggetto sia inserito in un punto idoneo. E questo disegno sin dall'inizio non era così. Io l'ho ricalcato, mi sono resa conto di averlo messo un po' posizionato male. Ho detto, ma sì, ci penserò dopo. Ma dopo quando? Dovevo cancellarlo, dovevo solo cancellarlo e rifarlo, no? No, ma che? Ci metti 5 minuti in più? Che fai? No. Quindi ho preso una decisione e la decisione è che adesso io lo taglio. E non mi potete fermare, lo taglio. Qui abbiamo una mannaia, qui abbiamo un disegno. Ora li faremo incontrare e scopriremo cosa nascerà. Quel che è fatto è fatto. Adie, oggi me la sento francese. Non lo guardo neanche quando lo taglio, perché così soffro meno. Ebbene, eccola qui, la versione finale di questo disegno. Ora voi mi potrete dire, ma no, secondo me era meglio rettangolare, ma no, secondo me era meglio quadrato. Il fatto è questo, una volta che una decisione è presa, bisogna conviverci e se poi il risultato non ci piace, non possiamo fare altro che dire, vabbè, domani farò un disegno migliore di oggi. E quindi va bene così, l'accetto. Devo dire, mi piace molto più di prima. In generale, questa streghetta con questo calderone era fatta apposta per stare su una composizione quadrata. Non so perché io, sin dall'inizio, mi sono incaponita con questa storia di farlo orizzontale. Non ci aveva senso. Avrei dovuto pensare meglio gli ingombri, questo sì. Ancora adesso, se potessi, sistemerei qualcosa, ma nel complesso comunque è ok, ci sta. Riguardo i pro marker invece, il risultato mi piace molto. Ho integrato con la matita, però non sento di essere andata a sostituire qualcosa, ho soltanto aggiunto quel qualcosina in più. Avrebbe benissimo potuto non esserci, però ha contribuito a dare quell'effetto morbidino. Soprattutto nelle nuvole mi piace un sacco come è venuto l'effetto. Sentiamo anche cosa dice Riccardo. Oh! Sai cosa mi piace? Che l'hai tagliato! Sì! Ha più senso, vero? Sì. Tagliato sì. Ci sta. Mi ha esploso il cuore mentre lo facevo, ma ho fatto finta di niente. Ti è esploso il cuore per questo? Sì. Questo merita un'esplosione, no? Carino, mi piace. Soprattutto questo serpente deforme. Sono tutti un po' deformi, però sono carini per questo. Comunque devo dire che mi piace un effetto molto particolare che hai dato qua. Di line art colorato che è arancione ma anche tendente un po' al giallo-verde, non sì, lo so. Sì, è cangiante, diciamo. Sì, molto carino, anche secondo me. Quell'effetto dove sfasi po' i colori. L'ho notato anch'io e penso che lo implementerò prossimamente nelle prossime cose perché è molto carino. Se dovessi trovare un lato negativo è che sia le nuvole che lo sfondo si perdono un pochino perché è tutto tendenzialmente su tonalità chiarissime e quindi lo sfondo risulta essere un po' piatto. Il problema è che con i chiari mi sembra più facile gestire come si comporta il colore, mentre con gli scuri c'è bisogno di essere bravi. È per una questione di insicurezza, diciamo, perché nel momento in cui tu fai chiaro puoi sempre scurire, ma se fai scuro cosa fai? Puoi schiarire. Esatto. In generale, se anche tu pensi una cosa di questo genere, fai più che altro magari una foto, la metti sull'iPad così che hai modo di poter sperimentare e sbagliare, cancellare e poi riporti su. Oppure lo faccio, fallisco e poi faccio un altro video. Esatto. Se fallisci alla gente piace e c'è quel... È vero, dammi un po' di pennarelli scuri. Esatto. Carina. Ok. Brava. Dai. Bene, se volete provare i pro marker qua sotto in descrizione vi metto i link del set che ho io, anche di set più piccoli. Fatemi sapere con un commentino qua sotto se avete già avuto modo di provare i pro marker, come li trovate, se vi trovate bene, se preferite degli altri pennarelli. Sono molto curiosa di sapere cosa ne pensate e anche se avete dei consigli per me su come utilizzarli, visto che è il mio primissimo approccio e qui ce ne sono un bel po' da usare, tanto varrebbe. Ragazzuoli, spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso.